Salve ragazzi, bentornati sul canale, bentornati al vostro ufficio, siamo andati qui nuovamente sul terzo episodio di Little Nightmares 2. Ebbene sì, nello scorso episodio siamo andati avanti, abbiamo finalmente sconfitto e direi proprio ucciso il cacciatore e adesso ci troviamo qui all'interno della scuola. Abbiamo visto un pochino la città per com'è, non abbiamo compreso bene, abbiamo visto un pochino di TV e adesso siamo qui con una foto che ci fa presupporre che effettivamente sia lei la nuova protagonista barra boss al quale dobbiamo sicuramente scappare. Dovremmo sicuramente mettere in azione le nostre gambette. Ma prima di iniziare, signori, pollice in su, commentino, condivisione se vi va e iscrizione, signori. Non vi dimenticate l'iscrizione. Come sempre, detto questo, let's go e guardiamo. Intanto qua c'è qualcosa che sta bruciando. E avevo ragione, infatti, questa è una scuola. Un interruttore. Ok. Facce strane. Senza occhi. Così spegniamo. Senza occhi per questo motivo. Senza occhi per questo motivo. Ma se prima facciamo tutto con la luce accesa, che succede? Accendiamo un attimino la luce. Fammi dare un'occhiata. Una palla. Sta prendendo queste cose, perché? Che devi fare con questo? Prendo pure io questo. Boh, ci serviranno. Penso di sì. Per prenderle sicuramente ci serviranno. Ma dove? Da questa parte? Ah, forse per capire che effettivamente dobbiamo lanciarle lì. Non lo so. La prima volta che non comprendo effettivamente subito cosa fare. Ah, ok. Allora, l'avevo capito, però la realizzazione era un pochino così scarna. Attenzione. Attenzione. Sedia. Attrezzi. Giorni. Sembra una sala di punizione barra torture. Però vediamo se possiamo prendere qualcosa, eh. Posso prendere il martelletto? Martelletto? La corda? No. Cucchiaio? Scarpe? Mi sa tanto che dobbiamo saltare. Bene. Ok. Six guarda sopra, ma ovviamente dobbiamo andare qua. Già, diciamo che si sta facendo più cupa la situation. Cioè, solo pensare che mi sbuca qualcuno. Vabbè. E io sono stato un pochino più provvidente. Andiamo.
C'è qualcuno. Io direi di non andare lì. Oh! Porca miseria. Porca miseria. Qualcuno, un altro bambino. Un altro bambino, signori, che sta scappando, come noi. Spero che non faccia una brutta fine. Che sia stato lui a buttare quel secchio. Io sento che qualcuno si muove. Ora, io non so se sono degli allarmi che scattano, perché il bambino è lì. Non lo so, signori. Secondo me sono degli allarmi che scattano. Però ho paura di fare danno. Sono degli allarmi che scattano per far sì che questa, penso, maestra, perché io credo, signori, sia una maestra. Ci scopra. Ok. Io però la scimmietta la prenderei. Non serve a nulla. Forse era semplicemente per farci arrivare qui. Papera di gomma. Mathematicus, per ovviare questa cosa, che si deve fare? Ok, praticamente è una sottospecie di trappola. Altri bambini, colori quasi come... E vi faccio scoprire. Scopritevi. Beccatevi questo. Ma in realtà non si è rotta, tranne che era un'altra cosa. Loro si nascondono, ovviamente. Ah, ok. Che devo fare? L'hanno rapita. Non sono bambini come noi. Non sono bambini come noi. No, non ce l'ho fatto. La tempistica, signori, la tempistica. Loro non sono bambini come noi.
Mi dispiace purtroppo, ma io me lo porto. Non so mai. Allora, io ho compreso che praticamente ogni qualvolta ci sono queste cose, c'è una trappola. Bene. Mettiamoci qua. Ma che faccio? Lo portiamo? No, non penso ci possa servire perché là vedo una sedia su cui salire, quindi lo dobbiamo lasciare a prescindere. Qua non c'è niente. Andiamo. E ovviamente ancora non abbiamo trovato altro salvataggio. Un attimino. Posso tirarlo? Posso entrare? Perché me l'ha fatto tirare? Se non c'era nulla. Che cos'è? Signori, cosa sono? Proiezione di noi? Non lo so. Ci sarà qualcosa da qualche parte che fa rumore. Eccola. Eccola, signori. E io che devo fare? Il cuore batte? Tranne che devo nascondermi là dentro, non lo so. Ma lo vedremo presto. Quindi lo scopriremo solo camminando. Mi vede qua? Vede come non si vede in faccia e... Ho paura che finisca prima, infatti. Via. Ok, ci sta. Ci sta. Questo a che serve? Non lo so. Ok, la chiave è qui, signori, eh. Ma sicuramente non dovevo prenderla in questo modo. Va bene. Troveremo un'altra scorciatoia. E se salgo da qui? Si apre e si richiude. Ah, devo correre qua dentro, vabbè.
Ma quanto è inquietante, signori. Mamma mia. Questa è una spanna avanti al... una? 100 al cacciatore? E adesso? Come faccio? Scusate, come faccio? Ma se mi becca? Ah, non mi può... No, non ci arrivo, non ci arrivo, non ci arrivo. No, vabbè. Non ci credo, signori, non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Ce l'avevo fatta. È passato attraverso l'ascensore. Dai, va, rifacciamo. Comunque, ha un range. Non arriva fino... lontanissimo, eh. Non arrivo lontanissimo, signori. Però... non arrivo lontanissimo, signori, eh. Non arrivo lontanissimo. Dai, ma perché mi sbatti con... No, vabbè. Dai. Dai, 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 dai! Trepidos! Trepidos! Mamma mia! Non posso fare nulla. Qualcuno sta scrivendo, eh. E se... non lo so, eh. Faccio una prova. Voglio fare una prova, eh. Fino a dove arriva? Fino a lì. Però devo sbrigarmi, eh. No, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Ok, fatto. Riprendiamolo. Ma dentro cosa c'hanno? Scusate. Fatemi capire. Cos'è quella cosa? Non posso prenderlo, però. No, in realtà forse è la corda stessa. Compenetrata. Vabbè. Questi cappelli? No. Non c'è un cappello che... possiamo metterci noi. Beh, continuiamo col cappello da nomino, noi ci sta anche bene. Ah. Eccola! E io questo non volevo, signori, questo non volevo. Non volevo proprio questo. Allora, sta... non lo so, signore, sta bacchettando qualcuno. Non so se sia Six o qualcun altro. Allora. Il problema qua è che cadrà questo e quindi devo nascondermi subito là.
se io gliela butto in testa. Mi vede, non mi vede. Chi lo sa. C'è qualcosa che accade mentre che saliamo? No, vero? Però scusate, se c'è un range, qua sopra non dovrebbe arrivarci, no? Almeno così dovrebbe essere. Però se c'è un nascondiglio, in realtà... non posso salirci. No. Ah, devo spingere questo e poi correre subito qui. Cioè, se noi abbiamo visto che effettivamente ha un range dove lei riesce ad arrivare. Scusate, allora è troppo... da quando comprendi effettivamente cosa fa... qual è il problema? È nei cunicoli. Arieccola. Arieccola, signori. Allora, signori, se non ci sono posti dove nascondersi, la cosa è problematica, perché se non ci sono posti vuol dire che dobbiamo scappare. Ok, qua non ce n'è posti. Ok, vai. Eccola. Eccola. E lo sapevo. Lo sapevo. Signori, si fugge da qua e poi si stacca. Tutta una questione di tasti. Va bene, ciao. Addio. Dai, muoviti. Poi 3 ore. Tutta una questione di tasti. Sali, sali. Via. Scivola. Addio. Ok. Devo scendere? Che devo fare? Ok, salire. Pensavo che... no. Allora, che devo fare qua? Vediamo. Ok, la corda mi suggeriva di girare, ma... il problema di sto gioco, purtroppo, è che non si capisce bene l'andamento del personaggio. Allora, io mi giro di qua, giusto? Ma... io qua posso scendere? Mi ha visto? Mi ha visto. Ok. Devo fare così. Scendo. Giro. Giro da qua.
In giro. Ok. Ok, forse se saltavo subito facevo prima, però. Vabbè. Signori, sto vedendo che effettivamente questa parte è veramente lunga. Sicuramente nel prossimo episodio sconfiggeremo la maestra o la professoressa. E non voglio che si stacchi la telecamera e preferisco infatti finire il video qui. Fatemi sapere cosa ne pensate e io come sempre vi do un saluto loffu. Ciao!